Antonio Fiorini, presidente di questa Arzachena che vola in Serie C. La maglietta recita: nessuno ci credeva, adesso bisogna crederci, ci siete. Adesso ormai bisogna crederci per forza. Abbiamo raggiunto abbiamo fatto una stagione fantastica. Siamo partiti con un obiettivo, quello di migliorarci per quanto riguarda la stagione dell'anno precedente, e mano a mano siamo riusciti invece ad andare sempre meglio, quindi già da dicembre ci eravamo un po' reso conto che avevamo veramente un'ottima squadra. I vecchi ragazzi, cioè vecchi per modo di dire, ragazzi dell'anno scorso li conoscevamo, però ci siamo diciamo che invece i giovani erano altrettanto in gamba, quindi abbiamo fatto un buon percorso. Una vittoria fantastica oggi in una cornice di pubblico fantastica, avete portato quasi tutta Arzachena allo stadio. Sì, era da tanto che chiedevamo questo, chiedevamo al pubblico di Arzachena di intervenire perché comunque ci faceva piacere e i ragazzi avevano bisogno di sostegno. E oggi veramente ci hanno dato una bellissima risposta, era numerosissima. Ecco, ci si chiede, visto che non ha programmato questo salto di categoria, l'Arzachena riuscirà a sostenere la Serie C, che è un campionato oneroso? Da domani cominciamo a lavorare, oggi ci godiamo la vittoria meritatissima, da domani cominceremo veramente da subito a lavorare, anche perché i tempi sono veramente stretti. Presidente, quattro stagioni, all'esordio c'è stata quell'amarezza della retrocessione nei play-out, questa diciamo sopperisce a quella delusione grossa? Sì, l'amarezza rimane sempre perché comunque l'abbiamo un po' annullata nel cammino di questi 2-3 anni e oggi sì, l'abbiamo seppellita, però c'è sempre un qualcosina che rimane. Personalmente c'è una dedica che si può fare per questa fantastica vittoria? No, ad Arzachena per intero, perché è veramente un ottimo, veramente un grande pubblico, grandissimi tifosi, dopo i ragazzi in campo che non hanno niente da dire. Perfetto, grazie Presidente, complimenti vivissimi per questa vittoria del campionato. Ieri si è salvata l'Olbia, la Gallura farà un grandissimo derby in Lega Pro, probabilmente con questa cornice di pubblico si spera ci sia sempre, no? Speriamo veramente. L'Olbia ha ottenuto in extremis, diciamo, un po' la rimanenza in categoria, quindi va bene così, no? L'anno prossimo sarà veramente un gran derby. Grazie Presidente, complimenti ancora.